Una cassa popolare in Viale delle Regioni, purtroppo abbiamo segnalato più volte il nostro problema, ma mai nessuno se n'è interessato. Siamo una famiglia di 5 persone e non sono condizioni indegnose, diciamo, anche se paghiamo regolare l'affitto, piove in casa, siamo costretti a raccogliere l'acqua con delle bacinelle, sperando che qualcuno riesca a fare qualcosa, perché c'è una pratica dal 2013 aperta proprio per il fatto che mi piove in casa, ma non si è visto nessuno. L'ingegnere è venuto un sacco di volte a fare delle foto e disse: purtroppo all'istituto sono tosti e non lo capiscono, mandano in continuazione l'ingegnere a fare foto, ma alla fine non si risolve mai niente. Abbiamo chiamato anche i pompieri, sono venuti anche i pompieri a, diciamo, che hanno spiegato, diciamo, hanno segnalato che cosa c'è, ci hanno rilasciato un foglio, ma alla fine non si è mai concluso niente, perché siamo andati anche all'istituto, qui c'è il timbro dell'Arca 14 settembre 2016, ma alla fine non si è mai visto nessuno di venire ad aggiustare. Io purtroppo sono esasperata, perché se succede qualcosa ai bambini che si dimenticano e spingono un interruttore, prendono la corrente, chi mi paga i danni? E alla fine io non so più che cosa, mi sono rivolta dal sindaco, su Facebook c'è il sito dell'Arca, ha mandato più volte, abbiamo segnalato il nostro problema, che ci piove in casa, poi non è che sono delle gocce, adesso sono dei goccioloni, il muro si sta tutto screpolando, si sta gonfiando, non lo so se sono condizioni di stare in casa con dei bambini, siamo persone che paghiamo l'affitto, puntuale e regolari, non è possibile, aiutateci, chissà qualcuno può risolvere qualcosa.